Benvenuto su Italiando Storie, il podcast di storytelling in lingua italiana per arricchire il tuo italiano e la tua mente. Sono Silvia e sono qui per raccontarvi delle storie attraverso le quali far crescere il vostro italiano. Alcune delle storie che racconto sono famose, altre meno, ma sono tutte riscritte da me. Quindi riadattate per essere capite dagli studenti che stanno imparando italiano. Per aiutarvi nella scelta del podcast, indico sempre nel titolo il livello linguistico dell'ascolto. Se avete bisogno dello script, del testo di questo episodio, compresa la parte di conversazione prima e dopo la storia, scrivetemi a italiando.learnitalian@gmail.com. Ripeto in inglese: italiando.learnitalian@gmail.com o ai link che trovate nella descrizione del video del podcast su YouTube. Per il momento dovete richiedermi lo script, ma sappiate che ho in progetto di creare un sito apposito dove raccogliere tutte le storie. Avete presente il film Vacanze Romane, in cui Gregory Peck, davanti a Audrey Hepburn, finge di perdere la mano mettendola all'interno di una fessura di un pezzo di marmo che rappresenta una faccia? Ecco, quel faccione in marmo è la bocca della verità. La bocca della verità si trova a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Si dice che se metti la mano all'interno della bocca della verità e dici una bugia, perdi la mano. La bocca della verità te la taglia, punendo per sempre la tua bugia. In passato veniva utilizzata soprattutto per scoprire se la moglie tradiva o meno il marito. In realtà c'era un trucco. Delle persone si mettevano dietro alla parete dove si trova il lastrone in marmo e punzecchiavano, ovvero toccavano, la mano della presunta moglie infedele. Quando ero piccola, una piccola bambina ingenua, c'erano diverse bocche della verità in giro per la città. Delle riproduzioni più piccole dell'originale, per giocare. Io però la prendevo molto seriamente e non osavo dire bugie mettendo la mano all'interno della bocca della verità. Ero terrorizzata. Ma ora vediamo assieme alcune delle parole della storia di oggi. La prima parola è amante. Amante. Innanzitutto, un amante è una persona che ama. Solitamente con amante ci riferiamo a qualcuno che ha una relazione non ufficiale, ovvero segreta, con una persona sposata o fidanzata. La seconda parola è arrampicarsi, arrampicarsi. Quando ci arrampichiamo, saliamo una parete con l'aiuto delle nostre mani e dei nostri piedi. Avete visto Free Solo? Ecco, Alex si arrampica sulle pareti di una montagna pazzesca senza l'aiuto di corde. Nella fiaba di Rapunzel, il principe si arrampica
sulla lunga treccia bionda della principessa. La terza parola è vicina. Vicina. I vicini sono le persone che abitano nelle case accanto a quella in cui viviamo. Non è sempre facile rapportarsi con i vicini. Ed esiste anche un famoso proverbio che dice: l'erba del vicino è sempre più verde. Lo conoscete? La quarta parola è tradire. Tradire. Nella storia di oggi trovate il verbo tradire coniugato in tradisce. Quando tradisci il tuo compagno, fidanzato, marito, significa che hai un amante, che hai una relazione intima con un'altra persona. Un modo colloquiale per dire tradire è mettere le corna. La quinta e ultima parola è pazzo. Pazzo. Avete mai visto Jack Nicholson in Shining? Ecco, in quel film lui diventa pazzo. Un pazzo è un malato di mente, una persona che ha perso la ragione. Si può essere pazzi d'amore quando si ama tantissimo, in modo folle. Bene, queste erano alcune delle parole della storia di oggi. Ora mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare la storia. La bocca della verità. È una bella sera d'estate a Roma. Virginia, la giovane moglie di un nobile romano, è in camera da letto. È un po' nervosa, un po' in ansia. Si alza, si risiede, si rialza, guarda dalla finestra, si risiede. Suo marito sarà fuori casa fino al giorno dopo, a causa di alcuni importanti impegni di lavoro. Questo significa casa libera, libertà di fare quello che vuole. Ormai sono le 11 di sera e in città è calato il buio già da un po'. Virginia si alza di nuovo dal letto, si affaccia dalla finestra e finalmente lo vede. Ottaviano, il suo amante che si sta arrampicando sul balcone con agilità. «Ma dov'eri finito? È un'ora che ti aspetto!» bisbiglia Virginia. «Perdonami, amore mio, non sono riuscito ad arrivare prima!» «Non importa, su, veloce e silenzio, non farti vedere né sentire!» Ottaviano, in silenzio, continua ad arrampicarsi. Veloce come un fulmine sale e raggiunge la sua amata. «Quanto mi sei mancata!» esclama Ottaviano, pronto a baciarla con passione. «Shh! Ma sei pazzo! Entriamo dentro! Qualcuno potrebbe vederci!» risponde Virginia guardandosi attorno. Tutto tace. C'è silenzio in città e non c'è nessuna luce accesa. Virginia si tranquillizza. «Non ci ha visto nessuno. Dai, andiamo!» I due entrano nella camera da letto e trascorrono assieme un'altra nottata di amore e passione, come ogni settimana. Si amano con gioia e spensieratezza. In realtà, però, qualcuno li ha visti. L'anziana vicina del palazzo di fronte, che fa sempre fatica ad addormentarsi e rimane sveglia fino a tardi,
ha visto benissimo con i suoi occhi un giovane arrampicarsi sul balcone della casa di fronte, la casa del nobile Adami. Non ci posso credere. Virginia Adami tradisce il signor Adami, pensa fra sé e sé l'anziana vicina. Il giorno dopo, la vicina scende subito le scale per andare a condividere la sua scoperta con l'amica che abita al primo piano del palazzo. Non ci crederai, ma Virginia Adami, sono quasi sicura che Virginia Adami metta le corna al signor Adami quando lui è fuori casa. Lo tradisce con un giovane, bisbiglia l'anziana. Ma non mi dire, che scostumata, risponde l'amica. Alla gente piace parlare e soprattutto parlare dei fatti degli altri. Ed è proprio così che, chiacchiera dopo chiacchiera, la voce si sparge in tutta Roma, fino ad arrivare, nel giro di poco tempo, alle orecchie del signor Adami. Il nobile Adami, infuriato nel sentire questa notizia, corre subito a cercare la moglie per chiederle spiegazioni. Tu lo sai le voci che girano a Roma? La gente dice che mi stai tradendo! Mi stai rendendo ridicolo davanti a tutta Roma. Dimmi, è vero? Virginia, seppur colta di sorpresa, decide di negare e fingere tranquillità. Amore, non crederai davvero a tutte le voci che girano in questa città, no? Lo sai com'è la gente. Parla e si inventa le cose. Non ti tradirei mai. Ma il signor Adami non le crede. Il suo stesso senso gli dice che la moglie lo sta tradendo davvero. Bene, se quello che dici è vero, non avrai problemi a dimostrarlo a tutta Roma, mettendo la mano nella bocca della verità e mostrando a tutti la verità. Nessun problema, facciamolo, risponde Virginia, che ha già qualcosa in mente per risolvere questa situazione. 2 ore dopo, tutti i cittadini di Roma sono radunati davanti alla chiesa dove si trova la bocca della verità, in attesa di scoprire la verità su Virginia Adami e il suo presunto amante. La giovane e intelligente Virginia sta per mettere la mano nella bocca della verità, quando improvvisamente un giovane si fa largo tra la folla, urlando parole senza senso, come un pazzo. Stringe forte a sé Virginia e la bacia sulla bocca, lasciando tutti senza parole. Poi se ne va via, saltellando e urlando come un pazzo. Il giovane pazzo è Ottaviano, l'amante, ma questo nessuno lo sa. Nessuno conosce il volto del presunto amante. Così Virginia, mettendo la mano nella bocca della verità, esclama: «Giuro che nessun uomo mi ha mai abbracciata e baciata all'infuori di mio marito e di quel giovane matto». La bocca della verità non si chiude, dando prova a tutta Roma che Virginia sta dicendo la verità. Ed è proprio così che Virginia imbrogliò la bocca della verità, il marito
e tutta Roma, e continuò a vedere l'amante in totale tranquillità. Fine. Allora, vi è piaciuta la storia di oggi? La giovane e adultera moglie è stata molto furba. Com'è invece il vostro rapporto con la verità e con le bugie? Mettereste la mano dentro alla bocca della verità? Vi do una curiosità. La bocca della verità, questo grande volto maschile in cui gli occhi, naso e bocca sono forati, era probabilmente un tombino della Cloaca Massima, una delle fogne più grandi di tutta Roma. Bene, detto questo, è arrivato il momento di salutarsi. Io, come sempre, vi auguro una buonissima giornata e ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Italiando Storie. Ciao!